Ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la domotica e Home Assistant. Oggi iniziamo a parlare di dashboard, ovvero delle interfacce con cui visualizzare i dati provenienti dalla domotica della nostra casa. Questo è un argomento abbastanza complesso che chiaramente non può essere esaurito in un singolo video. E quello che facciamo oggi è un po' una introduzione, cominciamo a vedere quelli che sono i concetti di base e poi via via andremo a approfondire i vari argomenti e a, diciamo, vedere vari aspetti. Allora, partiamo dal fatto che le dashboard, sono, diciamo, ci sono delle dashboard che vengono impostate automaticamente nel momento in cui installiamo l'applicazione. Per esempio, quella che stiamo vedendo adesso, che è chiamata panoramica nella versione inglese overview, dove di fatto confluiscono tutte le entità che vengono configurate. Qui vedete un po', anche se in una maniera non ben organizzata, in realtà qui l'unica organizzazione è quella per aree, cioè io ho definito l'area bagno, bagno padronale, corridoio, ingresso, eccetera, eccetera. E come vedete sono impostate, diciamo sono come dire aggregate queste entità in base all'area a cui sono appunto associate. Però come vedete non c'è neanche un ordine alfabetico, non c'è una struttura ben definita. Diciamo che questa ci permette di avere un po' appunto una panoramica, cioè un quadro completo, però è chiaramente un'interfaccia dovrebbe essere studiata in maniera più opportuna per poter visualizzare solo le informazioni che ci interessano. Per esempio, giusto per darvi un'idea, c'è la parte relativa al laboratorio e tutte queste voci che trovate sono ricavate direttamente dal NAS Synology. Magari ci sono delle informazioni tipo il carico medio della CPU ogni 15 minuti, ogni 5 minuti, mi interessa più di tanto. Magari quello che mi interessa e sapere qual è lo spazio utilizzato, qual è lo spazio disponibile, se è attivo, se non è attivo. Oppure anche qui ho i dati che provengono, per esempio, dall'UPS e magari mi interessa sapere lo stato, cioè se è online o meno, qual è il consumo, ma probabilmente non mi interessa visualizzare la tensione in ingresso. Oppure diciamo avere il carico, magari mi interessa sapere lo stato delle batterie. Quindi, come dire, l'interfaccia va poi impostata opportunamente in base alle nostre esigenze. Allora, c'è anche un'altra, o meglio, ce ne sono altre, tipo la map. Queste sono quelle impostate di default, che ci fa vedere la posizione della nostra casa. Poi in un altro video abbiamo visto come fare questa configurazione. Queste prova, sezioni e test le ho create io. L'altra che viene impostata è, ad esempio, energia. Ma in questo caso io non ho, diciamo, ancora nessun tipo di impostazione al riguardo. Ma allora vediamo quindi come impostare una dashboard. Quindi come si crea a questo punto una dashboard, cioè quali sono i passaggi iniziali che occorre fare. Chiaramente, ripeto, la struttura è anche molto complessa. Se cercate in rete trovate anche delle dashboard bellissime e che si ottengono mettendo insieme delle schede, delle card, lavorando con i temi, configurando il CSS, quindi i fogli di stile. Quindi diciamo c'è un lavoro abbastanza articolato, però noi chiaramente dobbiamo partire dalle basi. Le basi sono queste, cioè noi andiamo nell'ambito di impostazioni e troviamo una voce specifica. Allora, nella traduzione italiana il termine dashboard corrisponde a plancia, quindi plance sono appunto le dashboard, quindi possiamo utilizzare indifferentemente i due termini. Come vediamo, c'è panoramica e cosa interessante, allora, queste plance o dashboard possono essere visualizzate da tutti gli utenti o esclusivamente dagli utenti amministratori. Qui non è il caso. In particolar modo c'è una di queste che viene impostata come plancia definita, questa dove c'è il segno di spunta. Significa che è quella, diciamo, di default, quella principale. Poi le altre possono essere richiamate, per esempio, dal menu o, come vedremo, possono essere, diciamo, anche richiamate con altri link e così via.
Allora, il primo step è quello di creare una nuova plancia. Quindi facciamo clic su Aggiungi plancia e come vediamo qui ci sono anche dei suggerimenti, nel senso possiamo creare una plancia completamente vuota, una predefinita in cui vengono raggruppati i dispositivi per area, sostanzialmente è l'equivalente della panoramica, dell'overview, oppure una con la mappa, oppure una pagina web, cioè l'integrazione di una pagina web all'interno di una dashboard. Cioè in pratica quando richiamiamo questa dashboard comparirà una pagina web. Diciamo che poi magari li vediamo un po' più in dettaglio. Partiamo da una plancia completamente vuota. Dobbiamo dare il nome a questa plancia e quindi allora, visto che allora chiamiamola test 2, visto che c'è già un'altra test, e possiamo utilizzare anche associare un'icona. Questo è importante perché poi, per esempio, si potranno creare dei menu con delle icone associate. Magari per il momento possiamo, non so, mettere un'icona così a caso. Quella può essere cambiata in qualsiasi momento. Poi abbiamo solo per l'amministratore che fa sì che la venga vista soltanto dagli utenti che hanno i privilegi, i diritti di amministratore, e poi possiamo farla comparire o meno nella barra laterale. Diciamo di sì, quindi facciamo crea. Quindi come vedete è comparsa con l'icona che abbiamo messo, è comparsa anche qui nella barra laterale e poi abbiamo apri. Con apri entriamo ed è completamente vuota. Questa è la modalità di visualizzazione. Quindi è la stessa cosa di quando noi clicchiamo, per esempio, su panoramica. Solo che qui è popolata, se prendiamo test 2 non c'è niente. Quindi la cosa importante a questo punto è capire la differenza tra dashboard, view e card. Allora possiamo dire che la dashboard è sostanzialmente il contenitore all'interno del quale ci sono le view, che corrispondono un po' alle tab che apriamo per esempio all'interno di un browser. Quindi pensate ad un browser all'interno del quale avete tante schede e all'interno di questo poi ci sono le card o schede che sono invece gli elementi che compongono la nostra dashboard. Adesso lo vedremo con degli esempi pratici. È importante capire questo perché poi se fate una ricerca in rete nella documentazione, che generalmente è scritta in inglese, su altri blog scritti in inglese, dobbiamo capire che se trovate card stiamo parlando delle schede, delle view, stiamo parlando dell'equivalente delle tab. Comunque, vediamolo adesso più in dettaglio. Quindi adesso la nostra dashboard ha questa visualizzazione, che è questa view, che si chiama home. Per fare la modifica si va sul tasto della matita. Vedete? Allora, la prima cosa che possiamo fare è guardare questa che è, diciamo, la barra superiore, questo che è una sorta di menu che ci permette di muoverci tra le diverse schede, cioè la nostra dashboard può avere più schede. Vedete, c'è Home, è la matitina con cui possiamo andare a modificare il titolo, possiamo mettere un'icona, poi ci possono essere delle sottoviste che poi, cose un po' più articolate che vedremo in un secondo momento. Comunque, giusto per capirci, io a questo punto, oltre ad Home, per esempio, voglio avere una scheda, una vista che chiamo clima, dove all'interno voglio mettere, per esempio, tutto ciò che riguarda il clima, quindi per esempio i sensori di temperatura, termostati e roba del genere. Ciò salva. Vedete, io a questo punto ho due schede, quindi posso mettere degli elementi in questa, non scheda, ecco, bisogna appunto stare attenti ai termini, cioè due viste. L'equivalente, ripeto, forse l'esempio più calzante è quello delle tab che per esempio apriamo all'interno del browser, perché in realtà scheda, vedremo, sono gli elementi all'interno di una vista. Quindi ho due viste, cioè come dire, io ho una pagina home e poi ho una pagina clima. Se metto qualcosa all'interno di home e mi sposto su clima, non la vedrò all'interno di clima. Spero che sia abbastanza chiara la cosa. Vediamo adesso il terzo elemento, così poi credo che riusciremo a chiarire un po' tutti gli aspetti. Allora, nel momento in cui abbiamo definito la view, la vista, diciamo la tab all'interno della quale devono andare gli elementi, andiamo su Aggiungi scheda.
Aggiungi scheda apre questo menu nel quale ci sono una serie di schede che ci permettono di inserire gli elementi all'interno della nostra dashboard. Cioè la nostra dashboard, o meglio la vista corrente su cui stiamo lavorando, si compone delle varie schede. Queste schede possono essere richiamate per tipologia, come vediamo adesso, cioè una scheda area, calendario, colpo d'occhio. Colpo d'occhio che dà un'immagine, noi possiamo mettere una foto e poi aggiungere degli altri elementi, piuttosto che mettere una planimetria, piuttosto che, poi le vedremo in dettaglio, questo è giusto per avere un'idea. Oppure abbiamo per genere di entità e ci vengono create già alcune, tipo vedete qui ce n'è una che ci permette già di vedere quelli che sono i dati relativi all'alba, al tramonto, piuttosto che quando sorge il sole, quindi insomma tutta serie di, oppure degli indicatori o un grafico storico, oppure già una luce. Quindi per esempio se io ho delle lampadine posso già selezionare una scheda, poi vedremo adesso dobbiamo andare ad impostare l'entità e vedere lo stato. Poi analizzeremo in dettaglio tutto questo, perché per esempio pila orizzontale e pila verticale ci servono per definire il layout, cioè se le schede le dobbiamo mettere una sull'altra, quindi a formare una colonna, piuttosto che affiancarle a formare una riga. La combinazione delle due ci permette di creare un layout più complesso. Allora, vediamo con un esempio pratico. Allora, dicevo per scheda, ma anche per entità, nel senso che io posso anche andare qui, ho l'elenco di tutte le entità, cerco l'entità che mi interessa e il sistema mi fornisce già il tipo di scheda più adatta per quel tipo di entità. Ma andiamo per gradi. Allora, facciamo per scheda. Io ho a un certo punto un sensore, voglio mettere un sensore. Vado qui, clicco. Allora, questa che stiamo vedendo adesso è la modalità di impostazione della dashboard visuale. Cioè, stiamo facendo impostando tutti i comandi attraverso l'interfaccia. Ora, nel momento in cui ho scelto un sensore, cosa succede? Che automaticamente Home Assistant cerca nell'entità quelle che sono catalogate come sensori, che chiaramente sono diverse, per esempio, dagli attuatori. Allora, in questo caso, quella che vedete già visualizzata con questo grafico è la percentuale di carica della batteria del mio cellulare, cioè del cellulare su cui è installata l'applicazione di Home Assistant. Diciamo che io non voglio utilizzare questo, ma eccolo qui, vedete, ho tutti i vari sensori. Ma voglio per esempio, andiamo proprio sulla parte dei sensori, ecco, la temperatura del laboratorio. Clicco su questa, vedete, mi mostra automaticamente 18,7 gradi. Qui poi io posso dare un nome. Quindi qui sensore laboratorio temperatura mi sta dicendo che è la temperatura, cioè il valore letto, in relazione al sensore che si chiama sensore laboratorio. Ma io semplicemente potrei scrivere temperatura laboratorio. Nella scheda mi verrà fuori temperatura laboratorio. Il grafico posso non metterlo, oppure posso metterlo, è un grafico a linea. Poi posso eventualmente impostare le unità, quindi in questo caso c'è già l'unità Celsius, perché così è impostato di default, ma potrebbe essere, non so, una temperatura diversa. Magari il sensore mi fornisce una temperatura in gradi Fahrenheit, cambio l'impostazione e così via. Adesso salviamo e vediamo che è stato posizionato al centro. Io qui non ho ancora impostato nessun layout. Quindi, diciamo rapidamente, io posso aggiungere un'altra scheda. Vediamo subito in maniera veloce. Parliamo sempre di sensore, piuttosto, non so, vogliamo vedere qualcos'altro. Immaginiamo, per esempio, di voler vedere, eccolo qui, questa entità. Non so, mi fa vedere la prossima alba, prossimo crepuscolo, la prossima mezzanotte, salviamo anche questo. Lo ha affiancato, quindi non c'è un ordine preciso. Quello che vi voglio far vedere adesso è che qui noi abbiamo
la parte relativa alla visualizzazione grafica. Però io posso modificare, ovviamente, vado su modifica e mi ricompare la scheda grafica, appunto, quindi l'interfaccia. Ma in realtà quello che noi impostiamo graficamente corrisponde a un pezzo di codice YAML che va all'interno del file di configurazione. Quindi io, se vado su Mostra Editor del codice, mi fa vedere esattamente quel codice, cioè in pratica se io vado nel file di configurazione e vado a inserire, o meglio, più che nel file di configurazione, nel file YAML corrispondente alla dashboard a cui sto lavorando e vado ad inserire quelle 5 righe, quindi graphline, type sensor, entity, nome del sensore, dettagli e quel nome, pratica viene visualizzata quella parte lì. Cioè io posso lavorare sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista del codice. Vediamolo rapidamente. Cioè se io per esempio prendo questo, lo copio. Ok, salvo, vado qui, aggiungo un'altra scheda. Potrei aggiungere una scheda qualsiasi, anche aria, che non c'entra niente, ma io invece voglio mettere il sensore, per esempio, della cucina. Cosa faccio? Mostra editor del codice. Questo è giusto per farvi vedere l'utilità, per esempio, del lavorare con il codice, perché io vado qui e mi incollo quella parte. Vedete che ho la stessa scheda. Allora io qua vado, cambio. Metto sensore cucina. Vedete che già c'è un sistema di autocompletamento. Qui metto temperatura cucina e salvo. Vedete che me lo ha posizionato da quella parte, quindi non c'è un ordine ben preciso. Poi vedremo appunto successivamente come fare la configurazione. E quindi automaticamente col copia e incolla ho fatto questo. L'utilità in questo caso è anche dovuta al fatto che se io poi prendo il file YAML, lo posso gestire per esempio con Git, lo posso condividere con altre persone, quindi posso prendere dei pezzi di codice, inserirli all'interno della mia dashboard, poi farmi le mie configurazioni e avere tutto in maniera molto semplice, oltre appunto al fatto di poter gestire il tutto con un sistema di versionamento. Una volta che noi abbiamo completato le nostre modifiche, andiamo su Fatto. Ed ecco che la scheda è completa. Allora, come vedete sopra abbiamo la scheda, ripeto, la tab, la view. Noi abbiamo inserito questo all'interno di Home. Quindi se io clicco su clima, non si vede più nulla. Quindi, ricapitolando, la dashboard è tutta questa ed è quella che abbiamo chiamato test 2. All'interno ci sono le viste o view che sono rispettivamente Home e clima. All'interno di una view ci sono gli elementi che compongono, diciamo, l'interfaccia stessa, che sono le card o schede, che chiaramente sono associate ad una specifica vista e quindi saranno visualizzate appunto quando si richiama quella vista. In questo caso sono tutte su Home, quindi se io sto su Home le vedo, se vado su Clima non c'è niente, non vedo nulla. Quindi direi che per il momento ci possiamo fermare, questa è una prima infarinatura, poi dalla prossima volta cominceremo via via a trattare i vari aspetti, quindi vedremo anche la parte relativa al layout e vedremo anche la parte relativa alle varie schede. Tra parentesi, ci sono alcune schede che sono impostate di default. Faccio vedere già rapidamente qui. Allora, quando riapriamo la modifica plancia e faccio aggiungi scheda, ci sono già delle schede pronte. Poi ci sono delle altre che si possono aggiungere come dei componenti extra, generalmente installandoli attraverso AX. Nel mio caso ho installato Mushroom che mi dà tutta una serie di schede personalizzate e poi ne esistono tantissime, cioè esistono delle schede, per esempio, allora vi faccio vedere una, clicchiamo su una. Questa mi fa vedere le luci e mi permette di fare delle selezioni. Per esempio di scegliere delle luci all'interno, non so, dello studio. Ma ce ne sono mille altre, non so, ci sono delle card specifiche per visualizzare il meteo, per
piuttosto che dei comandi per un media player, piuttosto che per fare dei grafici. Lì abbiamo visto un grafico molto semplice, ma ci sono anche dei componenti, delle schede con cui si possono fare dei grafici molto più articolati, senza contare poi la possibilità di impostare dei temi con cui quindi possiamo cambiare il colore, avere il tema chiaro, il tema scuro, impostare i vari colori. E sono tutti argomenti che andremo ad affrontare nei prossimi video. Quindi per il momento è tutto, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima volta per continuare la nostra serie dedicata alla domotica con Home Assistant. Grazie, ciao!